Ragazzi, la volta scorsa abbiamo visto come fare gli sviluppi di una funzione razionale nel caso in cui il grado del numeratore è più piccolo del grado del denominatore. Vediamo invece cosa succede quando il grado del numeratore è uguale, è più grande o uguale al grado del denominatore. Per esempio, la z alla quarta meno 1 fratto z al quadrato meno 5z più 6. Questa è la vostra f di z, d'accordo? F di z. Ragazzi, in questo caso vedete, al numeratore avete un polinomio di quarto grado, al denominatore avete un polinomio di secondo grado. Allora, la prima cosa da fare, tutto l'abbiamo detto la volta scorsa, funziona quando il grado del numeratore è più piccolo del grado del denominatore. Cosa si fa in questo caso? La prima cosa da fare, si fa la divisione, d'accordo? Quindi scriviamo qua, z alla quarta, la lascio lo spazio per mettere gli altri tempi, d'accordo? Guarda ragazzi, quindi z alla quarta meno 1 z alla quarta meno 1 lo possiamo scrivere come z al quadrato meno 5 meno 5z più 6 che moltiplica z alla quarta
z al quadrato più 5z più 19, d'accordo? Più 65z meno 115, d'accordo? Quindi abbiamo avuto per adesso per z quadro, quindi dividi fare qui per z, z quadro meno 5z più 6. Allora, cosa vedete in condotti? Qua con la funzione razionale, dove il grado numeratore è più piccolo del grado del denominatore, e quindi adattato, abbiamo visto la settimana scorsa. Questo invece è un polinomio. Come si fa lo sviluppo di un polinomio? Se per esempio dicessi, fate lo sviluppo, io sono la dice queste cose, sono 3 e 2, no? La fa lo sviluppo rispetto al punto 3. Come si fa? Questo qua l'ho trattato, l'abbiamo visto la volta scorsa. Questo come fatto per esempio? Usciamo qua sotto. Guardiamo quando questo termine è qui, z quadro meno più 5z più 19. Per esempio voglio farmi lo sviluppo di questa funzione rispetto a un punto z0. D'accordo? Allora cosa devo fare? Devo sottrarre qui, sottrago e sommo z0. Quindi viene, è uguale. Z meno z0 più z a 0 al quadrato più 5 z meno z a 0 alto, no, più z a 0, adesso vai con z, questo è uguale. Allora z meno z da 0 al quadrato più due volte z da 0 per z meno z da 0 più z da 0 al quadrato. Quindi allora, con la somma di un binomio, questo è il primo termine e questo è il secondo, d'accordo? Più 5 per z meno z da 0 così avete fatto lo sviluppo di Taylor di questa funzione rispetto al punto z0, d'accordo? Invece dovete fare lo sviluppo di questa funzione rispetto al punto z0, lo fatto che abbiamo visto la volta scorsa, d'accordo? È chiaro come, quindi come si tratta nel caso in cui il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore. Ragazzi, può essere utile ricordarvi
la formula di Newton per calcolare la potenza di un binomio. Più B tutto la N è uguale sommatoria su K che vale tra 0 ed N del coefficiente binomiale, questo è N, è non faccio. Allora, il coefficiente binomiale N su K per A alla K per B alla N della K. D'accordo? Ricordate questa formula, si calcola la potenza di un binomio. E questo può essere utile quando dovete fare questo tipo di sviluppo. E qua per esempio avete al quadrato. E qua avete la potenza al quadrato. Se avete la potenza 15, usate per esempio, usate questa. D'accordo? Posso cancellare, ragazzi? Posso cancellare? Sì, sì. Vogliamo integrali di Fresnel, cioè tecniche di analisi complessa. Ci sono una mappa di integrali tra 0 0 e più infinito di coseno di x quadro in dx più l'integrale, no scusa, l'integrale tra 0 e più infinito del seno di x quadro. Andiamo ancora con tecniche di analisi complessa. Allora ragazzi, questo le vogliamo calcolare. D'accordo? Allora, per fare questo, la prima cosa da fare vedere è questo, cioè l'integrale tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro in dx è uguale radice di pi di re diviso 2 fuori della radice diviso 2. D'accordo? Allora iniziamo a provare questo fatto. Per provare questo, indichiamo con indichiamo con B aperta tonda 0 chiusa tonda sotto R uguale parentesi graffa le coppie x y a
appartenenti a un quadro, tale che x quadro più y quadro è minore o uguale di r quadro. Allora, iniziamo a calcolare l'integrale su l'integrale doppio su b0r di e elevato a meno x quadro più y quadro e poi calcoliamo di questo il limite esiste, adesso vediamo per r che tende a più infinito ragazzi, questa è una funzione continua, quindi sicuramente l'integrale doppio di elevato a meno x quadro più y quadro su b0r esiste. Calcoliamo. Quello calcoliamo passando a coordinate polari. Allora passiamo a coordinate polari, cioè poniamo x uguale rho cosine di teta y uguale rho seno di teta, dove varia rho e teta? Rho varia tra 0 ed r grande e teta varia tra 0 e 2 pi greco. D'accordo? Quindi questo in cosa diviene il limite per r grande che tende a più infinito dell'integrale tra 0 ed r grande aperta tutto l'integrale tra 0 e 2 pi greco di e elevato in queste cose diventa ragazzi x quadro più y quadro cosa diventa? No, rho quadro meno rho quadro, poi per cosa devo moltiplicare ragazzi? Per il modulo determinante della matrice Jacobiana, in questo caso è rho per rho in d teta del rho, d'accordo? Che è uguale. Questa funzione non dipende da teta, posso portarlo fuori, quindi viene integrato il limite. Poi così ragazzi, l'integrale tra 0 e 2 pi greco in d teta è proprio 2 pi greco, lo posso portare fuori qua. D'accordo? Questo è uguale, quindi 2 pi greco. Prima di teta 2 pi greco. Il limite. Ragazzi, chi è la derivata di meno rho quadro? Meno 2 rho, quindi qua posso moltiplicare per meno un mezzo, quindi viene, qua posso metterci meno pi greco e quindi viene proprio, per dire questo è elevato a meno rho quadro, no, è elevato a meno rho quadro, calcolato da 0 e uguale meno pi greco, il limite per r che tende a infinito di e elevato a meno r quadro meno 1
Quando R tende a più infinito, meno R quadro tende a meno infinito, e quindi R elevato a meno R quadro tende a 0. Quindi questo è uguale a più. Vi trovate? Diventerà uguale. D'accordo? Allora ragazzi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato l'integrale di questa funzione elevata a meno x quadro più y quadro su questo, sul disco di centro origine e raggio R. Abbiamo fatto tendere R a più infinito e abbiamo visto che quando R tende a più abbiamo calcolato l'integrale di questa funzione su questo disco, ovviamente l'integrale esiste ed è finito, abbiamo fatto tendere R a più infinito, abbiamo visto che quando R tende a più infinito il limite di questa integrale è un numero reale. Allora noi per definizione poniamo l'integrale doppio su R quadro di E elevato a meno x quadro più y quadro uguale a pi greco ed è x e y uguale per definizione uguale a pi greco. Ragazzi, queste tre definizioni, se si usa l'integrale di Riemann, come visto lui, si definisce così questo tipo di integrale. Se invece si lavora nell'ambito della teoria dell'integrale di Lebesgue, questo non è più la definizione, esce automaticamente in base alla definizione integrale del Lebesgue. Non avevo mai visto queste cose. Quindi questo è questo integrale. D'accordo, come fate dei ragazzi, non stavo a dimostrare, che continua a valere formule di riduzione. D'accordo? Io questo posso applicare formule di riduzione e non so come integrare tra meno infinito e più infinito dell'integrale aperta a voce tra meno infinito e più infinito di E elevato a meno x quadro, no, ci vedrò come prodotto questo R elevato, no, R elevato a meno y quadro di y di x. Queste formule valgono ancora, d'accordo? Allora ragazzi, questo è in di y, quindi è alla meno x quadro, posso portarlo fuori questo qua all'integrale tra meno e di e alla meno x quadro. Cosa viene? L'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno y quadro di y dx. Ragazzi, questa funzione tutte cose non avete visto, d'accordo? Questo integrale esiste ed è finito, quindi questo è un numero reale, siccome questo, tutto questo è uguale a pi greco, questo è un numero reale, quindi potete portarlo fuori da questo integrale, e questa è la costante, d'accordo? Questo è uguale a integrale tra meno infinito e più infinito. Ragazzi, andiamo a vedere questi passaggi, d'accordo? Non li abbiamo dimostrati ed è un po' da nostro che elevato a meno y quadro, cioè tenete conto che questo integrale esiste ed è un numero, allora questo non dovete portarlo fuori perché con l'integrale esiste, lasciate stare in di y cosa resta per l'integrale a questo punto tra meno infinito e più infinito di e alla meno x quadro in x. Ragazzi, ma questo e questo è la stessa cosa, vedete? Quindi questo posso scriverlo come l'integrale tra meno infinito
il più infinito, gli è alla mira x quadro, in dx, al quadrato, tutto al quadrato. Quindi questo fatto implica, che l'integrale da meno infinito più infinito di e elevato a meno x quadro in dx è uguale alla radice di t greco. E tutto questo, ragazzi, è uguale a t greco, quindi questo è uguale a radice di t greco. Ragazzi, fino a qui è tutto chiaro, d'accordo? Questi passaggi invece prendeteli per buono, nel senso che posso applicare formule di funzione, d'accordo? Che questi integrali esistono e sono dei numeri reali, e quindi posso portarli, prendete per buono questi risultati. E quindi ho trovato l'integrale meno infinito di più infinito di elevato a meno x quadro di x quadro radice di y. Essendo la funzione va, questo va qui, per integrare. Sì. Tra 0 e più infinito di e elevato a meno x quadro in dx è uguale alla radice di t di b sotto. Quindi questa è la nostra forma. Va bene? Facciamo tutto questo, fidarsi, fino a qua è chiaro, abbiamo fatto. Abbiamo calcolato il limite di questo integrale e abbiamo definito, siccome questo limite esiste nel finito, abbiamo posto per definizione questo limite, l'integrale su R uguale, questa funzione è uguale a questo per definizione. Questi altri passaggi sono, non li abbiamo giustificati, però prendete per questo. Facciamo tutto. No, quello no, però. Integrali, avete fatto la gaussiana in qualche corso, la probabilità, hai fatto la probabilità, entra questa nella densità di Gauss, a mente per calcolare questi qui. Partiamo dalla funzione elevato a meno z4. E calcoliamo questa funzione di integrale. No, su gamma. In dz. Dove gamma, ragazzi, è questa curva, guardate. Questa è un gamma, gamma R. E questa curva è fatta da questo R. Questo è gamma, gamma 1, è il segmento dell'asse X di estremi 0 ed R. Poi considero la circonferenza di centro origine del raggio R. Partendo da questo punto mi muovo lungo la circonferenza fino a che quest'angolo sia di 3 quarti.
e questa curva, questo arco di curva lo chiamo gamma, questo è chiamato gamma 1, questo è chiamato gamma 1R, questo è chiamato gamma 2R. Ora a questo punto ritorno all'origine, lo chiamo gamma 3R. E che è gamma? Gamma quindi è la curva composta da queste qua, da queste tre curve. D'accordo? Quindi parto dall'origine, arrivo ad R lungo il segmento, poi mi muovo lungo l'arco di circonferenza, della circonferenza di centro legge raggio R, fino a questo punto, dove quest'angolo è pi greco quarti, e da questo punto ritorno all'origine lungo il segmento. Quella è la mia curva gamma, gamma R. Voglio calcolare l'integrale di elevato a meno z quadro in dz su gamma r, dove z è la variabile complessa, d'accordo? Ragazzi, in osservazione, quanto vale lo sino rischino qua l'integrale? Ragazzi, quanto vale questo integrale? Quanto vale? Ragazzi, la funzione, l'esponenziale è una funzione continua. La sto componendo con z quadro, è una funzione continua, quindi è almeno z quadro, è una funzione continua. È una funzione analitica, più che una funzione analitica, è almeno z quadro. Sto integrando una funzione analitica su una curva chiusa, semplice, regolare a tratti. Ragazzi, questa è la funzione analitica in tutto il piano complesso. E quindi tutta la parte interna alla curva, la funzione analitica in tutta la regione interna alla curva. Quindi per il teorema di Cauchy quanto vale quell'integrale? Una funzione analitica su tutta la complessa elevato a meno z quadro, d'accordo? La sto integrando su una curva chiusa, semplice e regolare a tratti. Per teorema di Cauchy quando vale questo integrale? Zero. Dove va? Questo integrale vale zero. Per il teorema di Cauchy. D'altra parte, come posso spezzare questo integrale? Lo posso spezzare sulle tre curve. Questo ci vuole un integrale su gamma 1 r di e elevato a meno z quadro in dz più l'integrale su gamma 2 r di e a meno z quadro in dz più l'integrale su gamma 3r di e elevato a meno z quadro, d'accordo? Calcoliamo a parte questi tre integrali, già per l'integrale su gamma 1r. Ma ragazzi, come si calcola l'integrale? Dobbiamo parametrizzare la curva gamma 1R. Chi è la parametrizzazione della curva gamma 1R? Questo è il segmento. Che sarà gamma 1R? Sì, gamma 1R. AX appartenente a 0R. Associo x. Questa è la parametrizzazione di questa curva, sarebbe x più 0i, d'accordo? Questa è la parametrizzazione di questa curva. Quindi quella che cosa vuole con l'integrale? Viene integrale tra 0 ed r
è elevato a meno x quadro. Elevato a meno x quadro, d'accordo? Poi cosa fare? Per la derivata della curva, la derivata della curva è 1 in questo caso, quindi x. Questo cosa fa, ragazzi? Quando era andato più infinito, questo a chi tende? Per definizione, all'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno x quadro x. Per definizione, questo integrale, questo è anche di meno x quadro di x, perché è uguale alla radice di pi greco. D'accordo? Poi vediamo l'integrale su gamma 3, cancelliamo questo capovolto. Questo cancelliamo. Fatta l'integrale, bisogna fare l'integrale su gamma 3. Di E alla meno al quadro, ragazzi, chi è questo? Ragazzi, questo, vedete, questo quest'angolo è pi greco quarti, quindi questo ha il punto di coordinate coseno di pi greco quarti seno di pi greco quarti, che lo posso scrivere come anche e elevato a pi greco quarti, perché chi è e alla y greco quarti per definizione non è altro che il coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti, cioè non è altro che il punto di coordinate coseno di pi greco quarti seno di pi greco quarti, d'accordo? Allora ragazzi, com'è la parametrizzazione di questo segmento? Sarà che ragazzi, a noi cosa interessa? Noi stiamo muovendo, ragazzi, noi stiamo muovendo in questa direzione, d'accordo? Ragazzi, facciamo la parametrizzazione di meno gamma 3, con gamma 3 denoto la curva che va da 0 fino a e i greco quarti, questo è che qui a t appartenenti a, scusate, questa è l, ragazzi, perché questa è la circonferenza di centro origine e raggio L, quindi questo punto è L e alla y greco quarti, d'accordo? Perché questo punto ha coordinate R coseno di greco quarti, R seno di greco quarti, che sta sulla circonferenza di centro origine e raggio 1, la circonferenza di centro origine e raggio L, quindi che a T appartenente a 0 R associa T e alla I pi greco quarti. Trovate la parametrizzazione di questo segmento, questo per T uguale a 0, questo è un segmento per T uguale a 0, state in questo punto, per T uguale a R state in quel punto, state in quel punto, d'accordo? Trovate? Quindi questa è la parametrizzazione di questo segmento. Quindi il segmento che si muove sta andando però dal punto 0, 0 al punto R e alla y greco quarti, quindi avete notato questa curva con meno gamma 3R, d'accordo? Quindi l'integrale su gamma 3, è uguale a meno l'integrale su questa curva, quindi l'integrale tra 0 ed R. Dovete fare, dovete calcolare la funzione, dovete calcolare la funzione sulla curva. Quindi al posto di 0 dovete metterci t e alla y greco quarti. No, sta meno
aperta tonda, T E alla I, quindi direi che qua al quadrato. Poi ragazzi, cosa deve fare? La derivata di questa, la derivata della curva, la derivata della funzione che è E alla I più con qua. Indettissima, d'accordo? E queste cose qua, ragazzi, queste qua almeno l'integrale tra 0 ed E è elevato a meno t quadro, questo viene per E elevato alla i pi greco mezzo, pi greco mezzo, d'accordo? Ragazzi, è elevato a i pi greco quarto, la cosa che posso portare là fuori, meno elevato alla i pi greco quarto in detti, d'accordo? Ragazzi, quant'è E elevato alla y mezzi? Che è elevato alla y mezzi? E per definizione cosine y mezzi più i sen y mezzi, quindi non è altro che i. D'accordo? Chiaro? E alla y mezzi non è altro che i. Quindi questo è uguale a meno E alla y quarti per integrare tra 0 ed R di A meno T quadro I di T, che questo è uguale a qua sotto meno E alla I T quarti. Ragazzi, chi è l'integrale, chi è elevato a meno T quadro I? È il coseno di meno t quadro più i il seno di meno t quadro, quindi il coseno di t quadro meno i il seno di t quadro, ritrovate? Quindi è l'integrale tra 0 ed r del coseno di t quadro meno i il seno di t quadro in dt. Ma che cosa è uguale, ragazzi, l'integrale, per definizione questo integrale chi è? Non è altro che l'integrale della parte reale più l'integrale della parte immaginaria, ricordate? Quindi questo è uguale a meno E alla i di greco quadri aperta tutta l'integrale tra 0 ed R il coseno di t quadro i dt meno i l'integrale tra 0 ed R il seno di t quadro. Ragazzi, queste sono funzioni coseno di t quadro, una funzione continua 0 R, quindi integrale i del seno di t quadro di tutta R, quindi è integrale, d'accordo? Ragazzi, mi chiamata t questa variabile di integrazione, chiamiamola x, questo qua meno e elevato a i di greco quarti aspetta tu integrale tra 0 ed R. Già dall'inizio dovevo chiamare, invece chiamare la tira, però all'inizio dovevo mettere x qua dentro. Vabbè. Questo è integrale. D'accordo?
Adesso dobbiamo calcolarci l'integrale, resta l'integrale su gamma 2 di R. Prima di fare questo, scusa, prendi la lavagna. Considera la funzione che ha t appartenente a 0 gremo quarti associa coseno di 2t. D'accordo? Cos'è questa funzione? Ragazzi, questa funzione, come chiamate? Calcolaci la data seconda di g. G seconda. La data seconda. Nel punto G. Chi è questo? È la derivata della derivata. Allora, questo qua. Allora, la data del coseno chi è? Meno sì. Per 2, d'accordo? Lo faccio al lato di questo che è uguale a meno 4. Allora, quando t sta tra 0 e pi rego quarti, 2t sta tra 0 e pi rego mezzi, quindi questo è sempre minore. Quindi più sul testo meno uguale di 0, vi trovate? Meno lo scelta meno uguale di 0. Però allora, dt appartenente a 0 pi greco uguale. Questo fatto cosa implica? Che g è una funzione concava. Cioè il grafico si trova al di sopra del segmento che passa per gli estremi. D'accordo? Allora, calcoliamoci chi sono gli estremi. Questo è il punto 0. No, aspetta. Calcoliamoci gli estremi del grafico. Sono aperta gola. 0. Allora, 0 g di 0. G di 0 quant'è? Coseno di 0 è 1. L'altro estremo chi è? Virgola. Devo dare a t pi greco quarti, quindi sono pi greco quarti, il coseno di pi greco mezzi è 0. D'accordo? Però consideriamoci il segmento passante per questi due punti. Come posso scrivere? Y meno, diciamo, poi guarda, questo di Y meno Y con 0. Bravo. Y con 1 e Y uguale a t. Bravo. Andiamo a sostituire, quindi abbiamo y, questo y quant'è? Meno 1, questo è quello che ci prenderò, uguale a 0 meno 1 meno 1 t meno 0 t è uguale a più dopo qua. D'accordo? Trovate? Quindi questo volete scrivere. Y è uguale
a 4 su tutti i greci. Meno, scusa, meno 4 su tutti i greci. Sì? Più. Riprovate? Allora ragazzi, come sappiamo la funzione è concava, quindi avete il grafico della funzione, si trova al di sopra di questa retta. Quindi avete questa parte implica che il coseno di 2t è maggiore o uguale di meno 4 su p per t più 1, però di t appartenente a 0. Scriveremo qua. D'accordo? Cosa c'è a questo punto? Allora, ragazzi, questa proprietà scriviamocela qui. Scriviamocela qui. Coseno di 2t maggiore uguale di meno 4 p meno 4 su p, scusa, per t, però di t appartenente a 0 più 4. Allora ragazzi, calcoliamoci l'integrale su gamma 2 di r. Bisogna parametrizzare gamma 2 di r. Gamma 2 di r. Chi è la parametrizzazione di gamma 2 di r? Quello che a t appartenente a 0 più 1 quarti associa r e alla y. Questo, ragazzi, questo è coseno di t seno di t, o coseno di t più i seno di t, la stessa cosa, come vedeva. E quindi r coseno, questo è r coseno di t più i r seno di t. Quindi quando t vale per 0 di piega l'equazione della circonferenza, centro origine e radio, quando t vale per 0 di piega quarta, l'equazione di quest'arco rappresenta quest'arco di circonferenza. D'accordo? Allora ragazzi, l'integrale su gamma 2r di e alla meno z4 in dz è uguale all'integrale tra 0 e pi è uguale di e elevato a meno aperta tonda, dobbiamo metterci a posto di z, dobbiamo metterci questa quantità, no? R per e i t al quadrato. No, aspetta, no, no. Perché cosa abbiamo studiato? Per la derivata della tonda. Quindi per r i per e i t in d, d'accordo? Che è uguale, è uguale all'integrale tra 0 e y quarti elevato a meno r quadro per alla 2 i t. Quindi il modo di questo è uguale al modulo di questo, che è uguale, d'accordo,
questo è il minore uguale, ragazzi. Allora viene R lo sopra il 2, il modulo di fa 1, il modulo di E i t fa 1, questo che è t, il coseno di t più i seno di t è il modulo fa 1, quindi è l'integrale tra 0 e i greco quarti di E del modulo di E elevato a meno R quadro E alla 2 t in dt. Vi trovate? Cosa vuole questo, ragazzi? Chi è elevato al 2 i t? Vediamoci. E, c'è un problema. Allora, ragazzi, chi è elevato a 2 it è uguale a coseno di 2 t più i seno di 2 t, d'accordo? Quindi questo fatto indica che è elevato a meno R quadro per E alla 2 t. No. No, senza meno. È uguale. È elevato a meno R quadro. Aperta 2. Coseno di 2t più i seno di 2t, d'accordo? Che è uguale è elevato a meno r quadro coseno di 2t per elevato per e. A meno R quadro, no, T seno di 2T. D'accordo? Quindi se mi faccio il modulo di questo, è uguale al modulo di questo, è uguale al modulo di questo, è uguale elevato a meno R quadro cosiente di 2T. Per il modulo di elevato a meno r quadro di seno di 2t. Ma quando è il modulo di elevato a meno r quadro di seno di 2t? Eh? Ragazzi, mi va elevato, quando è il modulo di elevato a ix? Ragazzi, il modulo di elevato a ix quant'è? Eh? Quanto è il modulo? Se ciò è elevato a ix, il modulo quant'è? Quanto è il modulo di questo? Ragazzi, chi è elevato a ix? È il coseno di x più i seno di x. E qual è il suo modulo? È 1. D'accordo? Quindi quanto è il modulo di elevato a meno r quadro i seno di 2t? Ragazzi, guarda, questo qua. Chiamatelo x, quindi questo è un altro che è elevato a x, li trovate? Quindi è uguale a 1, quindi resta soltanto è elevato a meno r quadro così è 2t. Li trovate tutti quanti? Quindi quello è uguale a r per integrale tra 0 e il greco quarti di E elevato a meno
R quadro. R quadro, così di più. Mi trovate? Ragazzi, sfruttiamo adesso questa qualità. Quando t sta a 0,3 quarti, il coseno di t è maggiore o uguale di 4 sul periodo t più 1. Qui vedete che quello è più piccolo, minore o uguale. Ragazzi, possiamo lanciare questo? Possiamo copiare? Quando t sta tra 0 e 3 quarti, il coseno di t è maggiore o uguale di meno 4 sul periodo t più 1. Quindi meno il coseno di 2t meno uguale di 4 su pi greco per t meno 1. Che è uguale a r. Qualcosa c'ho? Di andare da 0 e 3 quarti. Viene R elevato a meno R quadro 4 pi greco, 4 pi greco di su t, 4 su pi greco per t. Poi viene per E elevato a R quadro in e t. Quindi viene R è uguale a R per R elevato a R quadro. Ragazzi, che è la derivata di questa funzione? È meno R quadro 4 pi greco, d'accordo? Quindi moltiplichiamo per aperta tonda meno pi greco sul 4 R quadro. Quindi cosa viene? R elevato a meno R quadro su 4 y calcolato tra 0 t, scusa, la tra 0 e 2 o 4 è uguale a meno pi greco 4 per E alla R quadro su R aperta tonda del punto pi greco quarti, questo viene elevato a meno R quadro meno 1. Ok, trovate ragazzi? È uguale allora a
pi greco quarti su R, no, no, pi greco quarti per 1 su R, poi aperta tonda dire elevato a R quadro meno 1 elevata qui c'è l'errore, qua c'è l'errore, perché vediamo questa quantità qua, no? Moltiplicata per meno R quadro, questa quantità per meno R quadro, quindi qui è resta 1 meno 4 pi greco, scusate, c'è un errore qui, no? Vedete? Perché voi avete coseno di 2t è maggiore o uguale meno 4 pi greco di più 1, d'accordo? Questo fatto implica quotidiano per meno R quadro meno R quadro cosino di T è meno R quadro meno R quadro meno 4 di greco più, d'accordo? Quindi c'è il segno di qua non si cambia, quindi 1 e meno, quindi questo viene meno R quadro 4 pi greco t, d'accordo, quindi qua ci sarà meno r quadro, qua sta più e qui sta più, quindi qua ci sarà meno r quadro con più 1, d'accordo? Questo è R quadro meno 1, quindi viene alla fine, cancello questo, perché questo ragazzi è sempre sbagliato, quindi viene pi greco quarti 1 su R aperta tonda 1 meno e arrivato a meno R quadro. E questo tende a zero, quando R tende a P finito. Li trovate? Grazie, un segno mi sono ancora reggere, ti vorrei il segno. D'accordo? Ok. Cancellavo questo punto qua. Allora, adesso mettiamo insieme tutti i dati che abbiamo. Cosa abbiamo, dove siamo arrivati in conclusione? Allora, noi siamo partiti che l'integrale su gamma r partiva da questo punto, che l'integrale su gamma r di A da meno z quadri in z vale 0, l'abbiamo decomposto nella somma di questi tre integrali, d'accordo? Abbiamo accolto i tre integrali, quindi questo più questo più questo vale 0, quindi andiamoci un po' a scrivere cosa possiamo scrivere, che l'integrale su gamma 3r, l'integrale su gamma 3r è questo qui, d'accordo? Questa qua implica che l'integrale su gamma 3r di elevato a meno z quadro in dz è uguale a meno l'integrale su gamma 1r
t elevato a meno z quadro indice z. Meno l'integrale su gamma 2r t elevato a meno z quadro indice z. D'accordo ragazzi? Quindi qua, la cosa che fa qua è l'integrale su gamma 2r è uguale a meno l'integrale su gamma 1r meno l'integrale su gamma 3r. Questo fatto implica chi è l'integrale su gamma, no, no, scusa, non gamma, gamma sì, l'integrale su gamma 3, sì, l'integrale su gamma 3 vale l'integrale su gamma, meno l'integrale su gamma 1, meno l'integrale su gamma 2. Chi è l'integrale su gamma 3r? Dobbiamo calcolare, perché se no fatto l'integrale su gamma 3. Quindi adesso sì, lo si fa più l'integrale, meno, c'è un po' più basso, meno è elevato alla y greco quarti aperta torre l'integrale tra 0 ed r di coseno di x quarto in dx meno i l'integrale tra 0 ed r del seno di x quadro in dx è uguale a meno l'integrale su gamma 1r. L'integrale su gamma 1r abbiamo calcolato cosa viene? Viene l'integrale tra 0 ed r di elevato a meno x quadro in dx meno l'integrale su gamma 2r meno scusate, l'integrale su gamma 2r di r elevato a meno z quadro in dz. D'accordo? Ragazzi, troviamo fino a questo punto. Io parto con la relazione di su. Parto da questa relazione, l'integrale su gamma r è uguale a 0, in caso da me lo scomposto, in caso su gamma 1 r, gamma 2 e gamma 3. Quindi io sono l'integrale su gamma 3 r. L'integrale su gamma 3 r è uguale a meno l'integrale su gamma 1 r meno l'integrale su gamma 2 r. Ma l'integrale su gamma 3 r abbiamo calcolato. E questo qui, non su gamma 3. D'accordo? Poi l'integrale su gamma 1 r abbiamo calcolato. E questo qui e poi l'integrale su gamma 2r lasciamolo così per adesso. Adesso c'è il limite per r che tende a più infinito, questo fatto lì il limite per r che tende a più infinito di è uguale ragazzi, che cosa è uguale? Scusa, allora, la linea per r che tende infinito di tutto questo è uguale alla linea per r che tende infinito di questa roba qui, d'accordo? Ma l'integrale tra 0 ed r di r vada a meno x quadro in dx per x per r che tende a più infinito, che cosa tende? A radice di pi greco in mezzo, quindi questo è uguale a meno radice di pi greco in mezzo. Ragazzi, invece l'integrale su gamma 2r quando r tende a più infinito, cosa tende? Il modulo è più piccola quantità che tende a 0, quindi questo integrale
tende a zero. Giù. Per ricordarci. Chiaro, quindi questo qui, per r tende a più infinito, tende a meno la radice di pi greco mezzo. Questo invece, per r tende a più infinito, tende a zero, perché abbiamo visto che il suo modulo è controllato con una funzione che rimane da r che tende a zero quando r tende a più infinito. Ragazzi, guardate, allora, questo numero complesso, questa funzione complessa, questa funzione prende da n, questa funzione definita in 0 più infinito e ha valori in c, ammette limite per n che tende a più infinito. Questo cosa vuol dire? Che la parte, la parte reale, che la parte immaginaria ammettono limite, ricordate? E chi è il limite? È proprio il limite che è uguale a questo qui, d'accordo? Quindi questo fatto è che questa funzione complessa ammette limite quando n tende a più infinito. Quindi questo vuol dire che il limite, che la parte reale e la parte immaginaria ammettono limite. E chi è il limite? Il limite non è altro che il limite della parte reale più il limite della parte immaginaria. Quindi questo fatto indica che quando n tende a più infinito, in alfa 0 ed r, così io di x pari di x ammette limite, d'accordo? E la stessa cosa, quando r tende a più infinito, in alfa 0 ed r, così io di x pari di x ammette limite. Quindi ha senso scrivere l'integrale tra 0 e infinito del coseno di x quadro di x, qui l'integrale tra 0 e infinito del seno di x quadro di x. Per r vale a meno r a i pi greco quarti, questo è sempre uguale a meno radice di pi greco. Ragazzi, è chiaro questo punto? Io so che questa funzione è definita in 0 più infinito e ha valore in c, ammette il limite per r che tende a più infinito. Allora potete dire che la sua parte reale ammette i limiti, nella sua parte immaginaria ammette i limiti. Che è il limite della parte reale? È la parte reale del limite. E chi è il limite della parte immaginaria? È la parte immaginaria del limite. Questa cosa abbiamo visto all'inizio del corso di analisi complessa. Quindi, questa integrale per r quando r tende a più infinito, questa integrale converge. Idem, quando r tende a più, questa integrale converge. Quindi possiamo definire, a senso, per definizione, ha senso fare integrale tra 0 più infinito coseno di x pari in x, perché chi è questo? Chi è per definizione integrale tra 0 più infinito coseno di x pari in x? È proprio il limite di questo per r tende a più infinito se questo limite esiste. Idem, chi è questo? È il limite integrale tra 0 ed è il limite dell'integrale tra 0 e r di seno di x quadro se questo limite esiste. Quindi ha senso parlare per definizione, questi hanno senso ed è uguale a questo, d'accordo? Questo fatto implica, quindi più e più se ne va. Questo fatto implica che chi è alla i pi greco quarti? È coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti. Quindi questo fatto, dividendo tutto per questo, questo fatto implica che l'integrale tra 0 e più infinito del coseno di x quadro in dx più i integrale tra 0 più infinito. Ah, scusate, tanto qua c'è un segno mio, no? Scusate ragazzi, poi per me qualcuno dobbiamo metterci, ma almeno una scusa tolto di aggiunta, non può essere qua il meno, proprio il limite di sopra ci va il meno, quindi più di no, qua è meno, l'avevo scritto bene, vedi, meno, meno. Qua avevo sbagliato, invece di scrivere meno è uscito più, correggendo. Qua è meno. L'integrale tra 0 e quindi il seno di x pari di x è uguale a radice di pi greco diviso 2, no, forse.
per 1 diviso. Ragazzi, qui è quello che dobbiamo dividere per coseno di pi over 4 più seno di pi over 4, quindi per radical 2 mezzi più i più noto di tutto radical 2 mezzi. D'accordo? Vi trovate? Trovate? Questo è uguale. Moltiplichiamo il numeratore e il denominatore per il coniugato. Quindi radice di pi over mezzi. Prego? Io ho scritto io alla meno i, non so se ho sbagliato io. Qui? Sì, i la mano alla meno i, pi over 4. Vediamo un po', quando veniva fuori questa. No, la i pi over 4. Non so come. L'ho sbagliato io a scrivere. Dobbiamo sbagliare i conti, se non si è... Ci troviamo? Non so perché mi sono ritrovato questo meno che non... Grazie, questo è stato già fatto bene i conti, no? Quindi questo è uguale. Ragazzi, allora, moltiplichiamo il relatore e il relatore per comunità. Quindi viene radice di 2 fratto 2 meno i radice di 2 fratto 2 tra parentesi. Sotto vado a moltiplicare il coniugato, cosa viene? Il modulo al quadrato di questo, quindi 1 fratto questo al quadrato quanto fa? 2 quarti, un mezzo più. Trovate? Che è uguale quindi a radice di pi greco quarti per radical 2 meno pi radice di pi greco per radical 2. Quindi ragazzi, questo fatto implica, in conclusione, la parte là, insomma, la parte immaginaria, che l'integrale tra 0 e più infinito del coseno di x quadro è uguale, quindi x è uguale a radice di pi greco per fratto 4 per radical 2 e l'integrale tra 0 e più infinito del seno di x quadro quindi x è uguale radice di pi greco fratto 4 per radical 2. Ragazzi, abbiamo calcolato così due integrali che con le tecniche usuali non si riescono a calcolare, cioè basta attraverso le tecniche di analisi di Lewis. D'accordo? Va bene? Ragazzi, iniziamo questo esercizio, non iniziamo soltanto, poi lo completiamo domani. Lo vedo? Cancellare tutto?
Allora, se fate questi due esercizi e poi li fate compiere domani. Ragazzi, domani ci vediamo dalle 11 alle 2. Che qua poi ci siete impegnati. Ragazzi, mercoledì prossimo io non ci sarò. Mercoledì prossimo. E quindi vi vedete con l'elettrotecnica tutta la giornata. Bene, giovedì fai analisi tutta la giornata. Perciò la calabria. Integrale tra 0 e 2 pi greco di 1 fratto 2 più seno di x e coseno di x. Ragazzi, questo potreste risolvere con le tecniche di sostituzione che avete visto nel corso di analisi 1, per tangente x mezzi uguale t, ricordate? Però invece voi si può risolvere anche con le tecniche di analisi complessa. Poniamo z uguale elevato a ix. Anzi, facciamo i passaggi formali adesso, poi li giustifichiamo, d'accordo? Z è uguale a x, il seno di x, cioè la sostituzione di x, a che cosa è uguale? A cosa è uguale il seno di x? È elevato a x, meno, è elevato a meno x, fratto 2i, d'accordo? In base alla definizione del seno della del campo complesso, quindi questo è uguale, avendo posto z uguale a x, questo è uguale a z meno 1 su z fratto 2i. Avendo posto z uguale elevato a x, il coseno di x è uguale a e alla x più e alla meno x fratto 2. Quindi è uguale, avendo posto z uguale e x, viene z più 1 su z fratto 2, d'accordo? Poi ragazzi, formalmente devi fare questo fatto in più che dz, allora adesso solo formalmente, poi giustifichiamo prima, dz è uguale, devi fare l'area di questo rispetto a x, quindi i per e alla x dx. Cioè, questo fatto implica che dx è uguale
Ragazzi, silenzio. 1 fratto i z del z. Allora, ragazzi, io dico, cos'è? Questo integrale è piuttosto uguale. Questo integrale è uguale a l'integrale. Ragazzi, sostituite a cosina del z2, creato mettendoci la circonferenza di centro origine e raggio 1, c. Dove c, ragazzi, c, vale qui, a x appartenente a z2, associo alla x. Poi sostituite formalmente, ragazzi, dove sta il seno sostituite questa espressione, dove sta il coseno sostituite questa espressione e dove sta la x sostituite questa espressione. Quindi 1 fratto 2 più, ma posto il seno ci va a mettere, quindi z, 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 1 su z fratto 2, ma posto il coseno z più 1 più z fratto 2, e al posto di dx 1 su i dz. Quindi è chiaro se abbiamo fatto formalmente? Ripetiamo. Abbiamo posto e alla x abbiamo chiamato z, d'accordo? Poi siamo scesi, siamo espressi il seno e il coseno in termini di e alla x, quindi il seno di e alla x meno e alla meno x fratto 2i, sostituendo a e x z ottiamo z meno 1 su z su 2i. Il coseno di x è chi è? E alla x più e alla meno x fratto 2, sostituendo a e alla x z viene 0 più 1 su 0 fratto 2. Poi formalmente abbiamo derivato questo: la radio z del z è uguale a la radio questo rispetto a x, i e alla x in dx, ma e alla x è un'altra che z, quindi dx è uguale a dz diviso i su z. Quindi cosa ho fatto qui dentro? Al seno e al coseno sostituito questa espressione, a dx ho sostituito questa espressione, e poi invece di fare l'integrale tra 0 e 2 primo ci sono messi sulla circonferenza di centro origine e raggio 1, dove questa è l'integrale di questa funzione complessa lungo la circonferenza. Questo è tutto operato formalmente. Ragazzi, ma questi passaggi formali sono corretti matematicamente, perché facciamo il processo all'inverso. D'accordo? Partiamo da destra e andiamo a sinistra e vediamo se è tutto matematicamente corretto. Cosa vuol dire, ragazzi? Questa è l'integrale di una funzione complessa lungo una curva. Chi è l'integrale di una funzione complessa lungo una curva? Lo sappiamo. Cosa bisogna parametrizzare la curva. A z bisogna sostituire, calcolarsi la funzione sulla curva e moltiplicare per la derivata della curva. Andiamo a vedere qui. Prendiamo questo integrale, calcoliamo usando la definizione di bilancio e ritroviamo questa roba qui, d'accordo? Imparato, la facciamo fare stavolta questa linea, poi la facciamo automaticamente. Allora, la curva chi è? Che x appartiene a 0 più 3 associa e alla x, quindi questo integrale per definizione chi viene? L'integrale su c di 1 fratto di copia 1 fratto 2 volte più. È uguale. Allora, ragazzi, chi è la definizione di integrale di una funzione complessa su curva? L'integrale tra i b, quindi tra 0 e 2 pi greco. Cosa devo fare, ragazzi? Devo calcolarmi la funzione sulla curva, quindi a costo di 0 devo metterci e alla x, quindi viene 1 fra 2 più e alla x meno 1
Per cosa deve essere moltiplicato il tutto? Per che cosa va moltiplicato? In base alla definizione di integrale lungo la curva? Per la derivata della curva. La derivata della curva chi è? I alla x. Quindi x. Questo è questo semplifico. D'accordo? Quindi questo qua. Ah, l'integrale. Tra 0 di più 3. 1 fra 2 più. Ragazzi, questo è chi è? E alla x, questo è meno e alla meno x fratto 2i, è proprio il seno di x. X. E alla x più e alla meno x fratto 2 è proprio il coseno di x, quindi x. Quindi ragazzi, avete trovato l'intervallo di partenza, rigorosamente. D'accordo? Quindi quei passaggi formali sono rigorosi. Quindi ragazzi, cosa avete fatto? Avete trasformato l'integrale di una funzione reale su un intervallo in un integrale di una funzione complessa con la circonferenza centro origine e raggio 1. D'accordo? Allora, come si calcola questa integrale? Adesso lo vedremo domani. Applicheremo il teorema dei residui. A cosa vuole questo? A 2 pi rego i per la somma dei residui di questa funzione delle singolarità che cadono all'interno di questo circolo. Da questo lato, andiamo qui. Adesso andiamo a questo passaggio. D'accordo? Nel serio, non faremo più la giustificazione. Preoccupandomi, queste cose, questi passaggi formali sono veri anche. Sono rigorosamente questo. D'accordo? E quindi abbiamo trasformato l'integrale di una funzione reale su un intervallo, l'integrale di una funzione complessa lungo la curva. Domani calcoleremo così. Grazie, domani arrivo.